Ciao manutentori, è arrivato il momento di fare il cambio delle gomme da invernali ad estive. Questo video lo sto girando il 17 di aprile, quando l'obbligo viene a decadere dal 15 di aprile, con una proroga, diciamo, un tempo in cui non succede niente se ancora vi trovano con le gomme invernali. Facciamo un chiarimento però sulle gomme invernali, ma prima sigla! Si dice le gomme invernali le puoi utilizzare fino al 15 di aprile e le devi montare il 15 di novembre, vero? Ma le gomme invernali sì, io il 15 di novembre o mi porto le catene in macchina oppure monto le gomme invernali. C'è un certo tempo che adesso non mi ricordo per effettuare il cambio, mentre d'estate è diverso. Perché? Io potrei in teoria andare tutto l'anno con le gomme invernali, infatti ci sono le quattro stagioni che funzionano tutto l'anno, ma quelle sono adatte anche al caldo. Però esistono gomme invernali che hanno lo stesso codice di velocità delle gomme estive. Facciamo l'esempio qui con quelle che ho. Queste sono codice di velocità V, come prescritto sul libretto. Se io monto delle gomme invernali con codice di velocità V e mi fermano, che ne so io, a giugno con quelle gomme invernali, non mi fanno nulla, però le rovino perché le gomme invernali non vanno tenute d'estate, se no non sarebbero invernali. Però diciamo per la legge siamo a posto. Se invece, come nel caso della Tipo, le gomme invernali hanno un codice di velocità inferiore rispetto a quelle estive, in questo caso hanno codice di velocità T, quindi 190 km orari contro questo, adesso mi ricordo 200 qualcosa. Fatto sta che queste gomme io le devo togliere, perché se mi trovano a giugno con il codice di velocità T e sul libretto il codice di velocità V, mi segano. Quindi oggi le andiamo a cambiare. Ha fatto freddo fino a 3 giorni fa, quindi ho tenuto su ben volentieri le gomme invernali. Poi comunque se vado in autostrada non ho le catene per questa macchina, col fatto che faccio il cambio gomme. Quindi se vado in autostrada, mi fermano il 14 di aprile, se trovo una pattuglia un po' rompi, mi possono anche mettere la multa. Dai, andiamo avanti. Oggi mi servirò di questo nuovo. Oggi mi servirò di questo nuovo apparecchio. Me l'ha mandato Odoo, così come il jump starter che vi ho già fatto vedere un po' di tempo fa, e oggi li useremo insieme, perché questo va utilizzato connesso all'accendisigari e col motore acceso, dicono le istruzioni. E oggi metterò alla prova il jump starter qui, che è anche il power bank, perché appunto tra le sue funzioni c'è anche questa, che è la spina accendisigari. Riesce a far funzionare il compressore, perché ho provato, lo utilizzerò per regolare la pressione delle gomme, perché queste vanno sovragonfiate quando le tolgo. Di solito le metto a 2,83 bar, perché poi resteranno lì e quindi meglio sovragonfiarle per non farle ovalizzare, fargli prendere vizi strani perché rimangono impilate. Queste qua invece le prendo dal fermo invernale, di conseguenza devo controllare la pressione. Quindi faremo il confronto. Allora, tanto vi descrivo l'apparecchio. Eccolo qua. Arriva così, sembra la maschera degli Space Robot, per chi se li ricorda. Ce n'era uno che ci assomigliava proprio, tranne l'occhio qua, e aveva gli occhi gialli, però ci assomigliava tanto. Non so, ditemelo voi a quale supereroe o super mostro degli anni 80 può assomigliare. Libretto di istruzioni, anche in italiano, piuttosto ben spiegato. Un piccolo set di accessori dove sinceramente ho notato una forte mancanza. Manca la valvola per la bicicletta. Ce ne sono due per due tipi diversi di materassini, ma cavoli, per la bicicletta manca, mentre ci sono un fusibile di ricambio e la spina per i palloni. Forse per la bicicletta, non lo so perché non l'abbiano messa, non ci hanno pensato. In compenso hanno messo tre cappucci di ricambio per le valvole dei pneumatici dell'auto, che sì, servono, però vabbè, avrei preferito la valvola della bicicletta. Poi è dotato di un lungo cavo di alimentazione, che viene inserito in questa nicchia, e dall'altra parte, in quest'altra nicchia, il tubo dell'aria. Secondo difetto di questo apparecchio, ha un attacco a vite. Sarebbe stato meglio quello classico a clip.
sempre così, è sicuro, per quello non c'è problema perché lo si avvita alla valvola come se fosse il tappino, però cavoli è un po' scomodo, cioè molto più facile con la clip solita, vabbè comunque. Qui dietro dà anche un po' di istruzioni, dice che ha una pressione massima di 150 PSI, che adesso non mi ricordo più quanto fa in barco, e 35 litri al minuto di portata d'aria, e poi un po' di altre, tipo la temperatura di esercizio, eccetera. Ah, ecco, qui c'è la certificazione CE, ed è quella vera, e poi c'è la normativa ROX, che è una normativa comunitaria contro l'uso di sostanze nocive nella costruzione degli apparecchi. Ecco, come costruzione è abbastanza solido, ma non ci potete passare sopra con la macchina, però ha la sua giusta robustezza. Adesso andiamo a smontare la ruota, a controllare la pressione con l'apparecchio e poi a montare la ruota estiva. Ho già sollevato l'auto, poi farò anche magari un video sul sollevamento del Fiat Tipo, perché nei gruppi Facebook ci sono tanti dubbi e ce li avevo anch'io in effetti. Tra l'altro ho risposto ad un ragazzo che chiedeva se vanno bene i crick. No, guarda, probabilmente no, quando io poi la sollevo normalmente con un crick idraulico e non fa danni, quindi la centina che c'è sotto l'auto, nella quale si dovrebbe infilare il crick di serie, in realtà è molto più robusta di quanto possa sembrare e regge tranquillamente un piattello del crick idraulico senza fiatare, senza piegarsi, né danneggiarsi. Benissimo. Andiamo avanti, va? Sarebbe sempre bene mettere un cavalletto sotto l'auto quando la sollevate. Siccome questa è un'operazione veloce, ce l'ho sotto controllo e facciamo svelti, quindi non ho messo nulla, ho lasciato soltanto il crick. Come d'altronde si farebbe per un cambio di una ruota bucata. Avere i guanti è sempre buona cosa comunque. E anche le scarpe antinfortunistiche, se le avete. Anche questa è una vecchia conoscenza, l'avete già visto. E andiamo. Ecco, se non avete uno di questi aggeggi, bisogna prima mollare le viti con l'auto a terra, perché altrimenti non ce la fate. Anche perché consiglio, quando sollevate la ruota posteriore, di non mettere il freno a mano, o di metterlo comunque dopo che avete sollevato l'auto. In questo caso io non lo metto proprio, ho inserito la marcia, però la prima, e magari se volete, buona cosa, mettere dei cunei sotto alla ruota che rimane a terra davanti. Tra l'altro la Tipo in dotazione ce li ha, perché è un'auto destinata anche a mercati un po' più, diciamo, emergenti, chiamiamoli così, dove le strade non sono buone quanto quelle italiane, che poi non è che sono buone proprio tanto, vabbè, comunque, dove le forature sono più all'ordine del giorno rispetto all'Italia, diciamo così, ecco. Quindi quel cuneo lo potete utilizzare, quello che c'è nel bagagliaio della Tipo, nella cassetta degli attrezzi, per fermare bene l'auto. Andiamo avanti. Quando ho messo via le gomme per l'inverno, ho segnato la posizione, in questo caso posteriore sinistra. Io non faccio l'inversione. Magari sarebbe il caso di dedicare un video a tutte le... Comunque l'ha già fatto G Delta G e ve lo linko qui. Insomma, io non la faccio per mia scelta, per mia convinzione. Dobbiamo far combaciare i fori del cerchio con quelli, ovviamente, delle viti sul mozzo qua, in questo caso sul tamburo. Ecco, inserire il freno a mano dopo che l'avete sollevata è utile per poter poi centrare la gomma, altrimenti tirate qualche bestemmia. Quindi andiamo a tirare il freno a mano. Ecco, io questo per avvitare lo uso a 100, che è la coppia minima, perché poi finisco con la dinamometrica, o comunque si può finire a mano. Non fidatevi sempre delle pistole, queste servono più per velocizzare il lavoro che per fare un lavoro preciso. Possiamo calare l'auto.
questa cosa adesso andrò a misurare la pressione con il mio manometro della Lidl, che so essere preciso, digitale, ed è ancora a 2,82 come l'avevo lasciata, quindi andiamo a sgonfiarla un po'. Devo portarla a 2,1. Deve essere 2,1, ma io l'ho messa a 1,8 perché adesso utilizziamo il nostro compressore. Quindi lo colleghiamo al power bank, accendiamo il power bank, ok. Si è messo a lampeggiare. Ecco, qui c'è un lampeggio di emergenza che fa un lampeggio normale e luce fissa con altro tasto, tenendolo un po' schiacciato. Eccolo. Quindi, tasto luce, tasto lampeggio, non ha invece il morse, vabbè, non se ne sente più di tanto la mancanza. È impostabile poi col tasto piccolino qui in PSI, bar, KPA e chilogrammi per centimetro cubo. Noi la mettiamo in bar. Affittiamo alla valvola. Ok. Andiamo ad impostare con i tastini più e meno 2,10 bar. Il passo è di 0,05, quindi lo andiamo a impostare a 2,10 e lo facciamo partire con il tasto start. Arrivato a 2,10 lui si è fermato, andiamo a verificare se è vero. Eh, 2,06, diciamo che c'è uno scarto di 0,04, anche un po' sfiatato quando l'ho tolto, quindi adesso andiamo a vedere se mettendolo a 2,15 vado a compensare lo sfiato di quando appunto tolgo il tubo dalla valvola. Imposto a 2,15, lo faccio partire. Perfetto, 2,11, ottimo. Allora, abbiamo visto che per avere la corretta pressione dobbiamo impostarlo 0,05 in più. Normale, perché poi appunto svitando esce un po' d'aria. Per le gomme delle auto 0,05 è nulla. Se dovete magari gonfiare le gomme di una moto, allora in quel caso magari bisogna stare un po' più attenti, perché allora sì, è meglio metterlo a 2,15 per avere 2,10, stando attenti a svitare velocemente per non far sfiatare, eccetera. Però abbiamo visto che il suo lavoro lo fa. Per ripristinare la pressione da 1,8 a 2,1 ci ha messo pochissimo. Per gonfiare interamente una gomma, cosa per la quale non è tra l'altro progettato questo aggeggino, ci mette parecchio, circa 2 minuti e mezzo. Lo ha provato il mio amico il Bona DIY, che, del quale vi metto il video qua sopra. Se questo aggeggino dall'aspetto spaziale vi piace e dal funzionamento corretto, quindi piace anche a me, un bel aggeggino, tra l'altro comodo da tenere in bagagliaio, soprattutto se avete quelle reti laterali, comunque non occupa molto posto. Da una parte il jump starter dell'audio qua, e dall'altra parte il compressorino e siete a posto. No, a parte gli scherzi, io nella grande punto non ho la ruota di scorta, ho il fix and go. E quel compressore che ti danno è una vera caccola. Quindi tenere questo al posto di quello sarebbe un'ottima cosa per me, perché questo ho visto che funziona.
Certo che il fix and go è tutto insieme con la bomboletta ripara pneumatici. Pazienza, prima ripariamo il pneumatico con una bomboletta che ci teniamo sempre lì nel doppio fondo del bagagliaio e poi andiamo a gonfiare. Cioè, in ogni caso, questo funziona meglio di quello che c'è nella grande punta. Allora, c'è uno sconto del 20% per i miei iscritti, che durerà poco, quindi se lo volete sfruttatelo subito. Vi metto il link in descrizione per acquistarlo su Amazon e vi metto anche il codice sconto. Sarà valido per poco più di una settimana dopo la pubblicazione di questo video, quindi approfittatene, che è un bel parecchio tra l'altro. Costa una trentina di euro e li vale. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità, sulla tipo, sulla grande punto e recensione e quant'altro. Visitate la mia pagina Facebook, The Homemade Man, mi trovate anche su Instagram, sempre come The Homemade Man. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!